Noi ieri abbiamo commentato una parola di Dio che abbiamo messo in maniera complementare con le letture. Oggi addirittura tra prima e seconda lettura possiamo riconoscere una certa articolazione all'interno della colletta, che dice così: Padre Santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Gli sbandamenti umani li troviamo nel testo di Osea 14, questa liturgia penitenziale, che adesso poi vedremo, e il testo della tua parola di salvezza è sicuramente il testo di Marco 12, dove si parla appunto dei comandamenti più importanti. La tua parola di salvezza, praticare i comandamenti dell'amore, salvarci dagli sbandamenti umani, il testo di Osea, riconoscere i nostri peccati. Ascoltiamo il testo del Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altro all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Questo testo di Marco giunge con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme e segna un po' la fine dei confronti. Prima sul tema dell'autorità, poi sul tema, la famosa parabola dei vignaioli omicidi, ci sono altre contrapposizioni che vengono a galla. Ebbene, dopo questa domanda, qual è il primo di tutti i comandamenti, Gesù risponde citando lo Shema: ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è l'unico Signore, amerai. Il secondo è: amerai il prossimo come te stesso. C'è il commento dello scriba stesso che gli aveva fatto la domanda: hai risposto bene, maestro, egli è l'unico e non vi è altro al di fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, e il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù apprezza, perché il testo di Marco dice: aveva risposto saggiamente, e gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. Ma il commento dell'evangelista è: nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. E quindi chiude la questione. La questione è chiusa anche per noi, perché è precisamente nel momento in cui accordiamo il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con il prossimo, che cresciamo nell'intimità e con Dio e con il prossimo. E la difficoltà spesse volte è passare dal livello puramente teorico al livello poi pratico, cioè a qualcosa che funziona nella nostra vita. Ma è l'unico modo per avere poi una vita, tra virgolette, religiosa reale. E allora il percorso un po' più tortuoso ci viene proposto dalla prima lettura, dal testo di Osea, che è una grande celebrazione penitenziale, dove il profeta appunto si rivolge così: torna Israele al Signore tuo Dio, perché ha inciampato nelle tue iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore, ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non l'offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. E quindi non qualcosa che possiamo fare, così abbiamo pagato la tassa, ma la lode delle nostre labbra, cioè l'apertura della nostra vita a te. E quindi i due comandamenti richiamati da Gesù sono la bussola, ma direi in una maniera ancora più quotidiana, diciamo così, sono quegli strumenti che dobbiamo avere tra le mani perché possiamo progredire. Gli ingredienti ci sono tutti, però poi vanno amalgamati insieme, e quell'amalgama insieme viene soltanto
dalla pratica di tutti i giorni. Altrimenti, come tutte le cose che abbiamo studiato da ragazzi, le abbiamo studiate, ci ricordiamo che le abbiamo studiate, ma le abbiamo pure dimenticate. E così sono gli insegnamenti del Signore. Se non divengono esperienza quotidiana che impasta un po' le nostre faccende di tutti i giorni, diventa difficile poi comprenderli in profondità. Sono un po' discorsi lontani e in quel vuoto è ovvio che ci sono altre cose che poi prendono il posto delle parole di Gesù, e questo poi può diventare anche un vero problema. Vi ringrazio, vi do appuntamento a domani. E questo può diventare anche un vero problema. Ho concluso anche oggi, permettetemi di fare oggi nella festa della donna gli auguri a tutte le donne, perché davvero questo giorno sia un momento dove sia riconosciuta la loro originalità nella società e ci siano spazio nelle leggi e nei comportamenti adatti perché possano esprimere quella complementarità originaria che il Signore le ha affidato. Buona festa a tutte voi!